Oggi ci troviamo allo stadio La Quercia di Sara San Bruno, fra un po' i calciatori inizieranno a giocare. Col portiere oggi il signor Mazzarella Nicola. Di dove? Buonasera. Di Serra? Sì, sono di Serra. Quanti sì. anni hai? 18. Quindi oggi calcio a 11? Sì, sì, questo è il campo di calcio a 11 e noi siamo i giocatori dell'SD Digitale Sara San Bruno. Senta, quanti giocatori siete? Siamo una ventina. Una ventina, per coloro che ci guardano per la prima volta, cos'è il calcio a 11? Spieghiamo. Allora, il calcio a 11 è il calcio dove si gioca 10 giocatori più il portiere e si gioca 11 contro 11, siamo 22. Facciamo vedere uno degli sponsor? Sì. Zanzibar, Teresalba Tassone con Mostazzoli, Dolce e tutto il resto. Che avete visto tempo fa. E senta, il vostro mister come si chiama? Il mister si chiama Giuseppe Riganello. È in gamba? Sì, sì, è un grande mister. Siamo onorati di avere questo mister e speriamo di fare un ottimo campionato quest'anno. Senti, per coloro che ci guardano, quanto è importante il calcio? Come sport di tutti i giorni? È uno sport che nasce da bambino. Devi avere la passione da bambino e devi coltivarla sempre, sempre, sempre. Poi esplodi dove puoi arrivare. Va bene, grazie e buona partita. Grazie a voi, arrivederci. Ancora dallo stadio di Sara San Bruno con il signor Valente Bruno di Serra. Di Serra. Senti, una domanda: per coloro che volessero venire a Serra e tu li vuoi invitare, cosa gli faresti vedere? Il Museo della Certosa, l'arte di Serra, le montagne, è un posto meraviglioso. Va bene, grazie e buona partita. Prego. Quando riusciamo di cadere, se siamo accecinati, non dall'enamma. Se siamo allegri, non dall'enamma. Dallo stadio La Quercia di Sara San Bruno col signor Giuseppe Riganello. Senta, che mansione ha lei? Come si dice in gergo, sarei il mister, l'allenatore della squadra. Senta, se ce li presenta uno per uno. Assolutamente sì. Allora, abbiamo Bruno, che è la nostra, è il nostro punto fermo dello spogliatoio, un bravissimo ragazzo. Abbiamo Nazareno Jenko, Giuseppe Larizza, Mazzarella Nicola, Zaffino Cosimo, Pisani Vincenzo, Tassone Michele, Ciconte Luca, Andreacchi Giuseppe, Greco Matteo, Zaffino Bruno, Vavala Michele, Muzzi Francesco, abbiamo Matteo Pisani, Valerio Pisani, Pollicino Salvatore, Bruno De Pasquale, Carnovale Bruno, abbiamo Matteo Tassone e il nostro capitano Vincenzo Zaffino. E un applauso al vostro mister. Senta, come mai hai deciso di riformare questa squadra? Ma perché a Serra era da tanto che non c'era una squadra, diciamo che era da tanto che non vedevamo questi campi, diciamo, solcati da sti ragazzi. È un'emozione vederli tutti insieme, no? Poi sono tutti ragazzi di Serra. Noi abbiamo adottato questa politica di tenere solamente con i ragazzi di Serra, ecco. E per ora, voglio dire, stanno rispondendo bene. Si allenano da tantissimo perché abbiamo fatto una preparazione che, diciamo, parte dal 26 di agosto, sperando che escano i nostri calendari per poter, diciamo, programmare al meglio, ecco. Senta, per coloro che ci guardano per la prima volta, quanto è importante giocare a Sara San Bruno, mantenendo anche gli affetti, i valori, perché lei ha deciso proprio di puntare su questi ragazzi per dar valore anche al territorio. Sì, ma questo nasce da una società forte, onestamente, dal fatto che noi abbiamo una società che ha puntato tantissimo su questi valori. E anche sul fatto che non ci fermeremo a fare la squadra di calcio a 11, abbiamo altri progetti come per esempio quello che è andato in porto in queste settimane, il calcio a 5 femminile, che penso che come squadra sia nel Vibonese, se non sbaglio, sia unica, non ce ne sono altre, ecco.
Va bene, io la ringrazio e buona partita. Grazie, grazie mille a voi, ma buonasera. Inizia il riscaldamento prima della partita. La squadra lavora pure un picchissimo, lavora insieme, no? Facciamo belli vicini. Senta, siamo ancora in diretta, una domanda velocissima: quanto è importante l'allenamento? Per me l'allenamento per poter giocare è tutto. Dopo l'allenamento la parte fisica viene la parte tattica, ma è fondamentale per un ragazzo essere allenato. Grazie. Questo è un allenamento sia tecnico che tattico, che fisico, dove c'è la possibilità di migliorare sui gesti tecnici, quindi i vari passaggi al compagno, vedi? Adesso stanno lavorando di destro e di sinistro, di interno, per il passaggio preciso sul compagno, e la precisione vale tantissimo. Senta, quanto costa la testa in una partita di calcio? Bisogna esserci con la testa, altrimenti non vai da nessuna parte, perdi la concentrazione, l'ossigeno non arriva in testa e perdi l'obiettivo. E l'obiettivo è sempre lo stesso. Il signor? Giuseppe Pisani. Senta, quanto è importante questo sport nella sua vita? È molto, molto importante. Lo pratico da quando ero piccolino. Non ho mai smesso, tranne quando ho avuto un brutto infortunio. Poi piano piano ho ricominciato ad allenarmi e sono ritornato a giocare con la squadra del mio paese. Senta, per coloro che ci guardano per la prima volta questa sera, che vedranno questo video, quanto è importante per lei essere a San Bruno? Tanto. San Bruno è il mio paese, il paese in cui sono nato, sono cresciuto, è il paese che amo. Un gesto tecnico ti cercamma, Concentriamoci sul gesto tecnico, ragazzi, siate più precisi. Senta, io vedo che continua a parlare ai suoi giocatori, perché? Perché oltre ad allenarsi a livello fisico devono stare concentrati anche con la testa, altrimenti non esce fuori l'allenamento. Ti stanchi solamente a parlare e non lavori con la respirazione, sono cose fondamentali. Senta, ci sono anche cazziatoni nelle sue partite di calcio? Assolutamente sì, soprattutto quelle. C'è il dolce e l'amaro. Senta, salutiamo gli sponsor? Sì, noi a dire la verità abbiamo tantissimi sponsor. Salutiamo solamente quelli ufficiali per adesso, che ci sostengono veramente. Allora, abbiamo Copsi di Antonio Serrao, che ci sostiene. Quindi abbiamo Bonazza Salvatore, un'impresa edile che ci sta sostenendo, che è il nostro vicepresidente. Abbiamo Serfunghi di Calabretta Bruno, che è il nostro presidente. Poi abbiamo Energeia di Raffaele Calabretta. Poi mi pare che come sponsor ufficiali non ce ne abbiamo. Poi abbiamo i vari sponsor che ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo Zanzibar, abbiamo Zaffino Salvatore, che ha un'impresa edile SZ, abbiamo la Farmacia Cordiano, diciamo che ci sono tantissime persone. Abbiamo un'altra impresa edile di Mammone Eugenio. Dobbiamo ringraziare veramente tutti, perché ci stanno aiutando veramente. Quanto dura le tempistiche di un allenamento? Questo allenamento, quello di stasera, è un allenamento che dura intorno ad un'ora e 20, un'ora e 30,
compreso del recupero, siamo intorno a 1,30. Senta, la prossima partita dove si giocherà? Guarda, la prossima partita noi dovremmo averla in casa contro una squadra di categoria superiore, anche per provare un attimino i motori, come sono messi sti ragazzi. Diciamo che forse domenica, ci devono dare conferma dopo l'allenamento. Senta, in caso dovesse piovere giocherete lo stesso? Sì, anche perché noi ci alleniamo anche con la pioggia e quindi giochiamo anche con la pioggia. Senta, poi mi diceva che c'è un altro sponsor pure. Noi abbiamo preso tutto il kit riguardante i ragazzi da Adre, un ragazzo di, mi pare sia Alessandria, adesso non ricordo bene, abbiamo preso e si chiama proprio Adre. Ci ha trattati bene, diciamo che è una persona molto, un ragazzo come noi, che l'ho conosciuto, ci sta trattando bene, cerca di venirci incontro, bravo ragazzo. Senta, sì. Come vede il calcio nell'ultimo ventennio a livello nazionale? Ma guarda, a livello nazionale il calcio purtroppo, ma secondo me abbiamo delle grandissime persone che praticano calcio, grandissimi giocatori, calciatori. Poi magari i risultati vengono meno, però l'Italia secondo me a livello nazionale è una delle squadre più forti, perché l'Italia è forte, ragazzi. Senta, come me fischia ogni 8 minuti, spieghiamo. Perché in questo caso noi stiamo facendo un allenamento con un riscaldamento tecnico. Il riscaldamento tecnico prevede 45 secondi di lavoro e 15 di recupero. In quel recupero cambiano e si invertono i ruoli. Chi sta sul cinesino va al centro, chi sta al centro va verso il cinesino. Adesso questo è tutto un lavoro tecnico, dove c'è una mobilità e c'è sempre il discorso del gesto tecnico. Senta, lei come valuta i calciatori per poi inserirli nella sua squadra? Ma prima di ogni cosa dall'attaccamento alla maglia. Seconda cosa, li valuti anche dal fatto che di come si allenano e anche dall'educazione, perché è importantissimo anche avere il rispetto reciproco, quindi giocatore, capitano, c'è il vice capitano, c'è il mister, c'è la presidenza, quindi tutti quanti devono sapere che noi facciamo tutto per loro. È come se noi dicessimo noi mettiamo il gettone per far divertire sulle giostre i ragazzini, ecco, quindi noi abbiamo dato l'input, stiamo mettendo il gettone e loro si devono divertire, perché lo sport è divertimento prima di ogni cosa. Vai, Peppe. No, poi lavoriamo da lontano. Lavora però più veloce, Zeno. Aumenta. Andiamo, Matteo, vai. Ok. Ok, quando arriva Dani con Bruno, vai tu, Bruno, lavora su un gesto tecnico però, vai, così. Senta, che tipo di allenamento questo è questo? Questo è un allenamento sulla velocità, che la settimana noi l'abbiamo divisa in tre diciamo settori, in tre giorni. Abbiamo fatto il primo giorno forza, il secondo giorno abbiamo lavorato sulla resistenza, e adesso venerdì oggi lavoriamo sulla velocità. Perché questi coni, spieghiamo? Questi coni sono dei punti di riferimento per i ragazzi, in quanto lavorano sulla velocità, sui 3 metri, quindi sul breve percorso, però nello stesso tempo hanno il gesto tecnico, che è importante. Bisogna lavorare sul gesto tecnico. Quando arrivi qua, vai, vieni. Andiamo via, dai, andiamo, Francesco, no, a noi un muripigliamo, no, tu quando,
la partita più bella che porti nel cuore? Allora, la partita più bella è stata Serrese-Pianopoli, cioè Pianopoli-Serrese, stavamo giocando fuori casa, una partita che ci serviva per salvarci, e in quella partita ho fatto un gol di testa e abbiamo vinto, e dopodiché ci siamo salvati a due giornate dalla fine. Va bene, grazie. Grazie a te, Gigi. Con noi? Salvatore Pollicino. Quanto conta la famiglia in questo sport? Sicuramente moltissimo, perché senza l'unione giustamente non riusciamo ad andare avanti. Serve compattezza, unione e forza per poter affrontare il campionato. Grazie. Tutti insieme. Grazie. Prego. Ancora.